Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo dei biscotti di origine toscana, si chiamano cavallucci. Non so in quanti li conoscono questi biscotti perché obiettivamente, almeno questo è il mio parere, penso che sia una ricetta piuttosto limitata al territorio. Io per esempio li ho scoperti soltanto poco tempo fa, però sono rimasto subito incuriosito per esempio dalla loro ricetta. Infatti questo è un biscotto senza burro e senza uova. Come potrà mai essere un biscotto senza burro e senza uova? Solo farina e zucchero? Beh, sicuramente farina e zucchero. Dopodiché utilizzeremo vari ingredienti per esaltarne il gusto. Alcuni magari un po' insoliti, tipo i semi di anice. Altri invece tranquillamente reperibili, come le noci e le arance candite. Insomma, andiamo a vedere come si fanno. Allora, per preparare cavallucci, per prima cosa prendiamo i semi di anice. Io ne ho preso qualcuno, la quantità va a seconda del vostro gusto personale. Se avete un mortaio o un trita spezie, li schiacciate e li tritate per bene, altrimenti dovrete farlo a coltello. Mi raccomando, belli fini. Dopodiché toccherà le noci, anch'esse le tritiamo, però in maniera molto grossolana. Inseriamo questi due ingredienti in una bowl. Aggiungiamo un cucchiaino di cannella, almeno mezzo cucchiaino di bicarbonato e l'arancio candito. Quindi la farina. Diamo una mescolata per amalgamare questi ingredienti. E lasciamo il tutto momentaneamente da parte. In un pentolino inseriamo lo zucchero con il miele. Possiamo aggiungere un goccino d'acqua per facilitare lo scioglimento. Mettiamo sul fuoco a fiamma bassa fino a quando lo zucchero non sarà completamente sciolto. Quando avremo creato lo sciroppo, lo versiamo a filo sopra l'impasto che abbiamo preparato in precedenza e con una forchetta cominciamo a impastare. Trasferiamo tutto sul piano da lavoro e proseguiamo ad impastare con le mani fino ad ottenere un impasto grezzo ma compatto. Lo impellicoliamo e lo facciamo riposare una mezz'oretta a temperatura ambiente. Passato il tempo necessario per il riposo, porzioniamo i nostri biscotti. Li schiacciamo, li pressiamo con le mani fino a dargli una forma vagamente sferica, ma comunque abbastanza irregolare. Mettiamo i nostri cavallucci su una placca ricoperta di carta da forno e con la mano sporca di zucchero a velo li schiacciamo prima di infornarli in forno statico a 150 gradi per circa 20 minuti. Una volta raffreddati i nostri cavallucci sono pronti per essere gustati. Un biscotto particolare, croccante fuori e morbido dentro. Un biscotto, seppur senza burro e senza uova, molto ricco di sapore e gusto. Ed ecco qua i miei cavallucci toscani. Insomma, secondo me non gli darete 2 lire, però non è male come biscotto, è molto particolare. Poi per carità, se non vi piace il sapore dell'anice, potete metterne meno o addirittura anche non metterlo, anche se nella ricetta tipica dovrebbe esserci i semi di anice. Però se proprio non vi piace e volete provare questo biscotto, potete evitare di metterlo. È un biscotto che fuori rimane croccante, ma dentro comunque il bicarbonato lo fa lievitare leggermente, quindi rimane anche un po' morbido. Insomma, non è un biscotto anonimo. Io vi consiglio comunque di provarlo. Qua sotto, come al solito, troverete la ricetta per provare a farle a casa anche voi. E se per caso dovesse esservi piaciuto il video, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta.
Ciao ciao.